Ciao amici di Pronti a Tutto, eccoci qui a un nuovo video. Siamo pronti per partire. Macchina controllata, olio a posto, gomme a posto, benzina. Ma il kit per le emergenze auto, ce l'abbiamo? Molto spesso quando pensiamo all'utilizzo di un kit, la fantasia ci porta subito a pensare scenari tipo deserto, giungla o altri posti in cui in realtà nella nostra vita quotidiana non andiamo mai. Però ci porta ad allontanarci invece da situazioni e da posti in cui tendenzialmente siamo tutti i giorni, quale ad esempio l'automobile. Pensate ad esempio a chi lavora nei trasporti o ai pendolari, gente che comunque passa molte ore del giorno all'interno dell'automobile. È naturale pensare che la probabilità che un'emergenza venga ad insorgere quando queste persone sono nella loro automobile ovviamente aumenta. Da qui la necessità di avere sempre con sé qualche cosa che possa aiutarci a superare le difficoltà che possiamo incontrare mentre siamo in automobile. Prima di andare a vedere nel dettaglio come è fatto il kit, riportiamo un attimo alla mente quello che abbiamo visto nei video precedenti per quello che riguarda la teoria dei kit. Le cose che dobbiamo avere bene in mente sono il contesto, l'obiettivo che abbiamo, le difficoltà che incontreremo e quindi quali saranno le risorse che dovremo avere con noi, quindi il nostro kit, per superare queste difficoltà e raggiungere i nostri obiettivi. Il contesto è abbastanza semplice: noi, l'automobile, la strada. Molto probabilmente saremo lontani da casa, possibilmente possono esserci delle persone con noi. Le situazioni che si possono verificare, anche qui non bisogna avere troppa fantasia per trovarle. Ci lascia la macchina in panne, siamo bloccati in una strada completamente intasata, abbiamo difficoltà a raggiungere la nostra destinazione, oppure qualcuno che è con noi o noi stessi cominciano ad avere, accusare di malore e star male. Le difficoltà quindi in questo caso saranno risolvibili quasi tutte, nella stragrande maggioranza dei casi, semplicemente chiamando i soccorsi ed aspettando, quindi prendendoci cura di noi stessi, eventualmente del veicolo, delle persone che stanno con noi, per tutto il tempo che serve affinché i soccorsi vengano a darci una mano. Allora, già da questa introduzione è chiaro che il primo oggetto che dobbiamo avere con noi per risolvere tutta questa serie di emergenze è il telefonino. Basta quindi chiamare i soccorsi e avere bene in mente il numero del soccorso stradale e delle autorità competenti per il tratto che stiamo percorrendo, per segnalare la nostra posizione, dire di che cosa abbiamo bisogno e farci venire a prendere quanto prima possibile. Un'altra cosa che assolutamente sempre conviene avere con noi è una normalissima bottiglia dell'acqua. Sappiamo benissimo la necessità che abbiamo di mantenerci freschi ed idratati, estate o inverno non fa differenza, l'acqua in automobile conviene sempre averla. Nei casi dei mesi estivi conviene cambiare la bottiglia abbastanza spesso per evitare che il caldo dell'abitacolo vada poi a intaccare la bottiglia e quindi a compromettere la qualità dell'acqua che c'è dentro, però tendenzialmente questo non vuol dire cambiarla tutti i giorni, tutte le settimane, basta ricordarsi di farlo quanto più spesso possibile. C'è un elemento poi che è molto semplice ma molto importante per la nostra sicurezza, che è uno strumento tipo questo, che abbia sia la possibilità di aiutarci a rompere i vetri in caso di emergenza che di andare poi a tagliare le cinture di sicurezza. Ci sono modelli diversi di strumenti come questo, tendenzialmente hanno tutti la stessa funzione. I migliori probabilmente sono quelli che hanno la parte metallica che rompe il vetro caricata a molla, quindi che non ci richiede neanche di andare a muovere il braccio, utilizzare la nostra forza per andare a rompere il vetro. Questi qui non sono da tenere nello zaino da qualche altra parte, ma vanno lasciati in un qualsiasi posto facilmente raggiungibile all'interno dell'abitacolo. Altre cose abbastanza basilari da avere sempre con noi sono quelle che ci permetteranno di risolvere i piccoli problemi che il veicolo potrà avere, quindi dobbiamo essere sempre in grado di cambiare una gomma e di far ripartire l'automobile nel caso il problema stia nella batteria. Quindi cavi per l'accensione della batteria e click, gomma di scorta, chiave a croce per andare ad allentare i bottoni e a restringerli, ruotino di scorta e tutto quello che serve. Queste ovviamente sono cose molto semplici, molto base, ma non mi sorprende ogni tanto di trovare qualcuno che ops, ha lasciato il click a casa, ha cambiato la gomma l'ultima volta e si è scordato di cambiarla, via dicendo. Andiamo a vedere un po' più da vicino allora come è fatto un kit. Ovviamente ognuno è libero di personalizzare il proprio kit introducendo tutti quegli elementi che sa utilizzare meglio o per far fronte a tutte quelle situazioni che pensa sarà più probabile possano presentarsi. Nel mio caso sto usando semplicemente un vecchio zaino
all'interno della quale ho tutte quante le cose che mi servono. Andiamo a vederne una per una. Cominciamo con le cose che possono darci una mano nel momento in cui è il veicolo ad avere qualche problema. Allora, in questo caso ci sarà il caso di decisamente sporcarsi le mani e quindi, come prima cosa, guanti da lavoro. Successivamente, dovendo lavorare su una situazione di emergenza, il giubbetto catarifrangente, che è obbligatorio per legge, una tanica d'emergenza dalla capacità di 8 litri circa, che ci permetterà di fare il rifornimento nel caso in cui siamo rimasti completamente a secco, una bomboletta di quelle per riparare le forature dei pneumatici. Devo dire che in passato non ho avuto un'esperienza particolarmente positiva con l'utilizzo di questi dispositivi, però piuttosto che rimanere con la sola possibilità di cambiare la gomma, meglio avere comunque sempre un backup. Altri semplici elementi che ci permetteranno di lavorare al meglio anche in condizioni di luce scarse ovviamente saranno la nostra fidata torcia, che non è la stessa del kit che abbiamo con noi, ma è quella riservata al kit dell'automobile, e gli stecchini, quelli che si criccano e che per reazione chimica poi vanno per luminescenza a far luce, non tanto quella per, in questo caso, per vedere, ma sono più utili queste per essere visti. Altre cose molto semplici e banali ma estremamente utili sono block notes e penne per prendere nota di tutti i dati che abbiamo intorno a noi, perché il fatto è che è sempre molto più affidabile la più scarsa delle biro piuttosto che la più potente delle memorie. Un altro multitool, oltre a quello che molto probabilmente avremo già con noi, però questo da lasciare sempre in automobile, non sarà l'elemento con cui andremo ad aggiustare l'automobile nel caso qualche guasto ci abbia interrotto il viaggio, anche perché tendenzialmente più è nuova la nostra automobile più è difficile andare ad intervenire da soli. I manuali d'officina dei meccanici diventano modello dopo modello sempre più spessi e sempre più complicati, quindi l'idea di aggiustare da soli il mezzo non è poi così tanto realistica, a meno che non siate già del mestiere e non abbiate già pratica in questo senso, allora è tutto un altro discorso. Per tutti gli altri casi molto meglio e molto più pratico chiamare il soccorso stradale. Infine, indispensabile, il kit di pronto soccorso. Anche questo qui è un kit come l'altro che avevamo visto, di tipo commerciale, quindi vuol dire che va bene solo come punto di partenza, perché tutte le altre cose nel kit commerciale dovete aggiungerle voi. I kit commerciali infatti tendenzialmente sono pieni zeppi di cerotti di garza, tutto il materiale cartaceo che va bene per fermare le piccole emorragie, ma mancano completamente di tutte quante le altre cose che sono veramente indispensabili, quindi a partire da disinfettare tanti o altri prodotti più specifici, sono tutti quanti a carico vostro, quindi partiamo, va benissimo partire da un kit di pronto soccorso commerciale, anche di quelli abbastanza economici, però poi dobbiamo necessariamente farcirli e rimpolparli con qualche cosa di più utile. Altre cose abbastanza semplici e banali, sacchetti della spazzatura, di plastica, servono sempre un sacco di cose, fazzoletti. Da ultimo, un'altra cosa che può essere sempre utilissimo tenere in macchina è una coperta, sia d'estate che d'inverno, al di là dell'essere del picnic piuttosto che quella di stenderla sotto l'auto nel caso che uno abbia bisogno di andare a guardare sotto, e oppure quella di difendersi dal freddo nel momento in cui magari uno rimane bloccato nell'auto di notte o d'inverno e quindi ha la necessità di tenersi caldo il più possibile. Bene, allora, ricapitolando, quello che abbiamo visto praticamente è un kit base per le emergenze in auto. Ovviamente può essere ampliato e possiamo aggiungere molte altre cose, soprattutto una volta che abbiamo chiaro quali sono i tipi di viaggi che facciamo, la loro estensione e quali sono possibilmente i rischi a cui andiamo incontro nel momento in cui magari siamo d'estate, d'inverno, a seconda del contesto in cui ci troviamo. Nel frattempo, se vi viene in mente qualche cosa e volete provare a indovinare che cosa vedremo poi nel kit più avanzato, lasciatemi tutte quante le vostre indicazioni nei commenti. Per il resto, mi raccomando, guidate con prudenza, in bocca al lupo, buon viaggio. Alla prossima!